Gentili amiche e gentili amici di Formula1.it, benvenuti all'appuntamento con il nostro editoriale post Shanghai. Pensavamo di divertirci di più, in assoluto, ma soprattutto in chiave ferrarista, pensavamo di arrivare a commentare risultati un pochino diversi, non tanto per le qualifiche quanto per la gara, e ci sarà da studiare e da ragionare perché lo scarico aerodinamico non ha fruttato quello che si pensava avrebbe fruttato, perché il cosiddetto piano B non è stato poi anch'esso, diciamo così, produttivo come ci si aspettava. Ragionare sugli incrementi prestazionali degli avversari, Aston Martin soprattutto, ma anche McLaren, anche questo va messo sul piatto della bilancia, e diciamo anche che per gli appassionati della bagarre non è stata una buonissima notizia quella di rivedere un Max Verstappen frustrante per tutti, compreso il suo compagno di squadra Perez, con distacchi che nel finale hanno ricordato più quelli dello scorso anno che quelli di questo inizio di mondiale. Detto ciò, adesso non è neanche bene abbattersi. È bene però ragionare. È bene ragionare su una questione che va oltre l'efficacia della SF24, la sua, diciamo, capacità di performare nei circuiti che verranno, il pacchetto di aggiornamenti consistente che insomma si attende per Imola, perché è successo qualcosa di estremamente fastidioso. Io direi a livello comunicativo e di sfruttamento della comunicazione, perché i piloti, anche quando diciamo sono in pieno e hanno abbondantemente superato i 300 all'ora, debbono rendersi conto di certe cose, soprattutto debbono rendersi conto che un team radio è già cronaca nel momento stesso in cui loro lo pronunciano. È chiaro che mi sto riferendo a Charles Leclerc, e io stavolta devo usare questo termine, adesso non so se sarete d'accordo, ai suoi piagnistei più che lamentele, perché quello che abbiamo sentito in qualifica soprattutto, ma poi anche diciamo la lamentela così netta, per me, io ripeto questo aggettivo, fastidiosa anche per noi che stavamo assistendo sulle gomme in gara, ma soprattutto quella in qualifica nei confronti del comportamento di Carlos Sainz. Tra l'altro, io lo dico neanche tanto sottovoce, Leclerc in gara poi ha dato l'impressione lui di fare ciò di cui aveva accusato Sainz più o meno un giorno prima, ossia essere più duro verso il compagno di squadra che verso gli altri avversari. La questione a Maranello, da un certo punto di vista, è molto semplice, dall'altro può diventare complicatissima, e qua Vasseur deve essere particolarmente bravo. Perché? Perché non vorremmo che Leclerc avesse incassato con la sua riconferma a fronte dell'annuncio della fine del contratto al termine di questo mondiale di Carlos Sainz una specie di vittoria di Pirro. Cioè, se è stato riconfermato quest'anno ti puoi giocare le sue chance, tra i due piloti del presente la Ferrari punta su di te, però se questi sono i comportamenti, l'anno prossimo con Hamilton che cosa farai? Quali saranno allora gli atteggiamenti? Tra l'altro, la Ferrari, da un certo punto di vista, non è fortunata perché fino a Shanghai, perlomeno, perché su Shanghai io parlerei di prestazioni di pari livello, ma fino a Shanghai Sainz era stato un interprete migliore, sensibilmente migliore, per quanto riguarda la SF24 rispetto a Leclerc. Su questo non c'è dubbio. Diciamo con una vittoria all'attivo, ma con un'interpretazione della monoposto migliore rispetto allo stesso Monegasco. La Formula 1 si è calcistizzata, l'abbiamo detto spesso, io ripeto questa specie di neologismo anche orribile, per quello che è il dibattito, le polemiche del dibattito, l'impatto dei social, a volte becero e devastante, altre volte però che fornisce spunti di riflessione, e noi speriamo di far parte di quest'ambito qua. E ripeto, i piloti anche a 300 all'ora, a più di 300 all'ora, non possono non sapere che un team radio del genere produce polemica interna al team, destabilizza gli umori del team che devono focalizzarsi su quello che è il lavoro di miglioramento progressivo del monoposto che quest'anno può realmente centrare
l'obiettivo di costituire la seconda forza senza se e senza ma, anche se a Shanghai sono tornati gli avversari, l'abbiamo detto prima, ad essere più temibili, non si può perdere tempo a rivendicare un ruolo da prima guida che non ti è stato mai attribuito. Lo diremmo a Sainz, siamo costretti a dirlo a Leclerc, a parte l'era di Michael Schumacher, l'abbiamo detto tante volte, questo in Ferrari non è mai accaduto, non deve accadere quest'anno. Poi, se la pista metterà certi verdetti, allora chiaramente Vasseur, che in questo momento deve essere parecchio bravo, prenderà le sue decisioni e vedremo cosa nel frattempo si staranno giocando le due monoposto. Certamente a Shanghai Leclerc l'ha fatta fuori dal vasino. Ecco, io dico questo, e con questa immagine, forse poco poetica, vi lascio e al prossimo editoriale, ai prossimi articoli. Ciao a tutti.